Ultima giornata del girone d'andata per Bergamo, ultima di questo 2018. Al Palagnelli arriva la Novi Più, Casale Monferrato, coach dell'Agnello. Una partita importante, quella con i piemontesi, per dar seguito al bellissimo successo ottenuto a Siena e per rinsaldare il secondo posto in classifica, che vorrebbe anche dire qualificazione alla finale di Coppa Italia. Da questo punto sarebbe importante riuscire a vincere perché darebbe seguito alla fantastica vittoria che abbiamo fatto a Siena, abbiamo ottenuto a Siena pochi giorni fa. E appunto, come hai detto te, sarebbe un salto in classifica importante che ci qualificherebbe alla Final Four. Purtroppo fra il dire e il fare c'è di mezzo Casale Monferrato che secondo me rimane una delle squadre più attrezzate di tutto il campionato. Non a caso è nelle posizioni di vertice dall'inizio e ha nel suo roster giocatori italiani importanti e una coppia di stranieri molto competitiva. Soprattutto si parlava di quanto il reparto lunghi di Casale fosse competitivo, forse il più competitivo del campionato. Martinoni, giustamente dicevi tu, tra gli lunghi italiani, c'è anche questo Cruz e Pinkins che sta facendo un super campionato ed è stata una scelta assolutamente indovinata da parte dei piemontesi. Ma sono due dei migliori lunghi del campionato in assoluto, senza dimenticarci che ora hanno aggiunto italiano e non so quante squadre hanno un italiano che parte dalla panchina e poi hanno Cattapan che a volte si rivela molto importante perché è uno dei pochi giocatori 2,10 m di questo campionato. Un'arma tattica da usare contro i piemontesi quale sarà? La presenza del nostro pubblico lì a incitarci sarebbe molto importante per noi. Spero che ci possano essere tante persone anche alla luce dei risultati che stiamo facendo e ci farebbe davvero molto piacere. Poi la tattica ovviamente la vedremo sul campo, ma la partita sarà difficile e più gente ci sosterrà, meglio sarà per noi. Appuntamento domani sera 20:30 Palagnelli, Bergamo Casale Monferrato. Allora, forza Bergamo. Forza Bergamo, ci vediamo venerdì.